Per me essere imprenditore significa team, avere delle persone di fianco a te forti, di grande qualità, specialmente per un'azienda come la nostra, che è un'azienda che ha diverse sedi nel mondo, un'azienda multinazionale in paesi con diverse culture, con diverse mentalità, con diversi punti di vista. L'importante è dialogare col tuo consumatore tramite loro e avere sicuramente una forte strategia da saper comunicare, sicuramente avere una forte visione, ma come dico sempre, grandi deleghe con controllo, ma grandi deleghe. Siamo partiti subito ristrutturando l'azienda, rimettendo a posto le aree centrali del nostro progetto, dunque la piattaforma, per poi andare verso i mercati e verso il consumatore. La cosa principale è energia, tradizione, innovazione e tecnologia. No? Guardare al passato, un'azienda che aveva, quando l'ha acquisita, più di 50 anni, dunque guardare al passato, quello che sto fatto, ho mantenuto tutti i valori della storia, tutti i valori della radice della marca, tutti i valori del DNA e ho cercato di reinterpretare in maniera moderna e con una nuova tecnologia, con innovazione, ma anche con forte energia. Credo che gli ingredienti di successo della mia azienda siano poche cose fatte bene. Credo che un'azienda come la nostra deve essere concentrata sulla qualità a 360 gradi e deve essere concentrata su saper leggere il consumatore, essere vicino al consumatore e non avere filtri tra il consumatore e noi stessi. Dunque questo vuol dire non avere franchise, non avere terze persone in mezzo, non avere rappresentanti, non avere distributori. Questo ci dà la possibilità di avere feedback dal mercato giornalieri e non dico cambiare la nostra strategia, oggi non si può più fare una strategia di 3-5 anni, ma bisogna innovarla tutti i giorni. Questo premio per me rappresenta molto migliore imprenditore di una grande nazione come l'Italia, che sicuramente ne sono molto orgoglioso, ma è solo una tappa, voglio continuare, voglio creare una grande azienda, voglio essere il più bravo a fare il mio tipo di prodotto, come dico sempre, dunque la sfida è, non dico appena iniziata, però abbiamo ancora tantissimo da fare e io ho ancora tantissimo da dimostrare.